Salve, buongiorno a tutti. Oggi mi trovo con Anna Vagli, giornalista pubblicista, scrittrice, criminologa, esperta in scienze forensi, che è qui nella rubrica Il diritto quotidiano di studiocataldi.it, da me curata. Ringrazio tantissimo la dottoressa Vagli per aver accolto il mio invito e per averla sottratta ai suoi dolci natalizi e alle sue tombolate di Ahimè. famiglia, che è l'unica cosa che quest'anno, insomma, riusciremo in qualche modo a fare. E, direi anche in maniera molto fortunata, perché non dimentichiamo di chi effettivamente non ha più vicino i propri cari e che sono stati sottratti da questa terribile pandemia. Quindi il fatto di potersi collegare anche virtualmente, ritrovare i propri amici, avere un momento anche di crescita professionale in questo periodo così tremendo e terribile come quello che stiamo vivendo, di fine anno, direi che ci rende tutti, no? Un po' più fortunati e un po' più consapevoli anche dei nostri affetti e dei nostri cari e di quello che è la famiglia e l'importanza della famiglia nella vita di tutti. Allora Anna, ciao, grazie per aver, ti ringrazio nuovamente per aver accolto il nostro invito. Cominciamo un attimo a parlare di Anna Vagli. Allora, io intanto ho conosciuto Anna in un convegno bellissimo che abbiamo tenuto sempre nella modalità virtuale, il giorno 25 novembre, per la giornata internazionale contro l'eliminazione di ogni forma di violenza di genere, nello specifico della violenza contro le donne. Per cui ho avuto modo di lavorare con lei durante questo convegno e devo dire che ho scoperto una persona eccezionale, perché noi professionisti molte volte siamo etichettati nella nostra veste, no? Istituzionale, tra virgolette, quindi l'avvocato Pace, la dottoressa Vaglio, la criminologa, la giornalista. Invece, quello che vorrei che trasparisse da questa intervista è anche l'aspetto umano ed emotivo che deve caratterizzare necessariamente tutti noi e anche la nostra professione. Dico questo perché ho letto tantissimo di te, Anna, e ho letto anche che in tutte le interviste che hai rilasciato hai sempre detto alla fine di ogni tipo anche di consulto che ti veniva in qualche modo richiesto che tutto quello che fai lo fai con il cuore. E quindi nel tuo lavoro e nella tua professione ci metti il cuore, cosa che fondamentalmente ci accomuna e che, diciamo, ha creato questa Beh, meravigliosa, diciamo, sinergia, se posso permettermi. Quindi certo. lascio a te la parola per parlare un po' di Anna Vagli e di com'è il tuo lavoro, quindi la tua professione. Tu che cosa fai e perché lo fai con il cuore? Cioè, cosa ti muove, diciamo, a fare questo lavoro che è meraviglioso, ecco. Innanzitutto io ti ringrazio perché questa opportunità per me mi riempie di orgoglio. Quello che è stato il webinar del 25 novembre, penso che sia stata una consacrazione di quello che verrà tra noi due e le collaborazioni che un giorno porteremo avanti e vogliamo portare avanti. Ho ringraziato anche l'avvocato Gassani per avermi invitato e dato l'opportunità di conoscervi proprio durante gli auguri di Natale e l'ho ringraziata perché mi ha permesso non soltanto di passare un'ottima esperienza di accrescimento anche professionale, ma anche personale, perché ho incontrato dei professionisti di livello che comunque si celano quelli che sono poi le figure, come dicevi tu, dell'avvocato o della criminologa. Quindi io ti ringrazio, per me è un onore essere qui stamani mattina a fare questa chiacchierata con te. Sì, io metto il cuore in tutto quello che faccio perché penso che ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha fatto seguire sempre le mie inclinazioni, che mi ha sempre supportata e incentivata anche a inseguire i miei sogni. E il mio sogno era quello un giorno di diventare criminologa, con tutte le difficoltà che possono essere connesse all'esercizio di questa professione. Ho scoperto di questa mia passione quando
ero all'università, anche se comunque il crimine mi è sempre piaciuto. Io sono sempre stata una bambina che leggeva tanto, e a un certo punto i miei genitori, i miei nonni, non sapevano più che libri regalarmi perché li avevo letti tutti. Io non volevo giochi, ma volevo libri, e si erano resi conto che comunque prediligevo i libri gialli. Penso che comunque anche chi fa un mestiere trasversale al mio, comunque che ruota intorno al mondo giudiziario, sia in qualche modo attratto da quello che è il giallo, da quello che è il mistero, perché un esempio che faccio sempre, quando guardiamo un film di paura in cui ci sono scene crudeli e anche cruente, spesso ci viene l'abitudine di tapparci gli occhi quando magari sono le scene più drammatiche, però non dimentichiamo mai di lasciare un piccolo spazio tra le dita per vedere in realtà quello che accade, perché questo, perché siamo mossi dalla curiosità, siamo mossi da quello che in realtà sono i legami sociali e quello che talvolta ci spaventa come la morte, ma del quale in qualche modo siamo tutti attratti e vogliamo, insomma, vogliamo sperimentare. E quindi io quando ero all'università sono stati due episodi che mi hanno fatto capire che il crimine doveva far parte della mia professione, e per questo che oggi posso dire che ogni cosa che faccio investo tutto me stessa e credo in quello che faccio, altrimenti non lo farei. Una è stata la vicenda che ha avuto purtroppo come protagonista Yara Gambirasio, la ragazzina di Brembate uccisa da Massimo Bossetti. Possiamo dire che uccisa perché comunque lui è stato condannato in via definitiva, quindi possiamo dire che l'assassino è Massimo Bossetti. E gli episodi di violenza che ho subito nella mia, insomma, precedente relazione sentimentale, e quelli sono stati due momenti in cui mi hanno fatto, per motivi diversi, avvicinare a quella che è stata la mia scelta professionale. Perché nel caso Gambirasio, quando mi ricordo era uscita l'ANSA che era stato trovato il presunto assassino, perché all'epoca doveva essere definito come tale, Yara Gambirasio. Era uscita l'ANSA, ma io avevo necessità per il mio io di dare un volto a questa persona, e i telegiornali ancora non riuscivano, non avevano dato la notizia, quindi ancora non avevano proiettato l'immagine. Quindi io mi ero messa sui social, su Facebook, digitando tutti i campi affinché potessi trovare la persona che corrispondesse al nome di Massimo Bossetti, e quindi avevo identificato il soggetto, l'avevo girato alle mie amiche su WhatsApp, e loro mi avevano detto: Anna, la tua professione deve essere questa, quella della criminologa, perché ancora non circolano foto, tu ti sei attivata, hai preso il social e hai dato un volto al nome. E l'altra è mi ha fatto avvicinare in realtà alle tematiche del narcisismo patologico, del disturbo narcisistico di personalità e di tutti quelli che sono di quello che è il ciclo della violenza, perché io per prima ho avuto episodi purtroppo di violenza psicologica, e quindi mi sono resa conto che in quel senso la conoscenza che portavo avanti, insomma, in parallelo al mio percorso universitario, perché mi sono messa a studiare ancora prima di fare i miei due percorsi post laurea, che quali fossero le dinamiche da autodidatta, quali erano le dinamiche alla base di queste patologie e di conseguenza alla base delle sofferenze che mi erano state inflitte. E quindi mi ero progressivamente resa conto che soltanto la conoscenza mi permetteva di salvarmi davvero e di superare quelli che erano i momenti bui che avevo attraversato. E quindi non ne parlo mai volentieri, perché comunque ormai sono passati 4 anni da quando sono riuscita a chiudere quel circolo vizioso, però è stata una cosa che sicuramente mi ha segnato e mi ha permesso di essere dove sono oggi, a tagliare i traguardi che per me sono stati importanti, perché credo che senza determinate esperienze non sarei qui. E quindi ho, diciamo, la resilienza mi ha fatto trovare del buono in quell'esperienza brutta, perché è stato veramente brutto. Quindi di lì deriva il mio impegno contro la violenza di genere. E il webinar del 25 di novembre è stato per me importante, non solo dal punto di vista professionale, perché per me è stato un traguardo bellissimo, e ero veramente orgogliosa di aver ricevuto l'invito, ma anche proprio dal punto di vista personale, perché io sono stata dall'altra parte, e soltanto che è stato dall'altra parte può comprendere appieno e fino in fondo i meccanismi che si innescano. E quindi niente, alla fine mi sono laureata. E ho fatto due percorsi post laurea, un master di primo e di secondo livello, in cui appunto mi sono certificata come criminologa investigativa, esperta in scienze forensi, psicologia investigativa, sociologo tecnico sulla scena del crimine e criminal profiling,
sono diventata giornalista pubblicista perché l'altra mia passione, oltre alla biologia, è la scrittura, perché quando scrivo penso di dare il meglio di me stessa. Infatti, in questo momento così impegnato, in cui trovo poco tempo per dedicare alla scrittura, mi rendo conto che mi manca come l'aria, perché sono in stesura in realtà del terzo libro, perché sto aiutando a scrivere il signor Logli, Antonio Logli, di cui sono consulente tecnico, le memorie dal carcere. Quindi, però, diciamo che nei ritagli, perché ora professionalmente è un momento impegnato, e quindi sì, poi ho una rubrica online che si chiama Sulla scena del crimine, che è nato ormai 2 anni e mezzo fa, e niente, questo, sono consulente tecnico in diversi casi di noti alle cronache, purtroppo, sono degli zii, consulente tecnico degli zii di Evan. Scusami, e sei anche ospite, diciamo, in tantissime trasmissioni televisive, anche sulle reti nazionali, e questo, diciamo, fa di te non tanto un opinion maker, ma un'esperta del settore, perché a mio avviso quello che traspare dai tuoi commenti, no? E anche dalla modalità in cui tu esamini, diciamo, un caso, ma ti parlo, diciamo, da professionista, quindi da chi si occupa anche purtroppo di casi molto problematici, soprattutto di quelli che avvengono all'interno, no, delle famiglie e dei minori. E quello che, cioè, è bello lavorare con te ed è bello sentirti perché non a caso c'è una sensibilità particolare in quello che dici e in come lo dici, ecco, e poi leggerti, perché fondamentalmente il linguaggio del crimine trasferito con una dovizia di particolari e con una dovizia, diciamo, con una, non tanto una dovizia, ma una dose di sensibilità così grande come quella che tu fai confluire in quello che dici, in quello che scrivi, a mio avviso è fondamentale per far Grazie. arrivare non solo alle persone un messaggio diverso, che non è il solito messaggio dei media, che comunque hanno quella notizia e poi in tutte le salse la condiscono, diciamo, alla meno peggio, no? Come dice mia nonna. Però quello che invece è bello, ecco perché è bello per me leggerti e anche consultarti proprio come esperta per diversi casi, e sta proprio nel fatto che comunque c'è una sensibilità, cioè tu fai confluire la tua sensibilità all'interno di tutto quello che fondamentalmente fai, e questo è bello, e questo la gente lo percepisce, no? E quindi fa di te una grande professionista, a mio avviso. Grazie. E, detto questo, però vorrei che comunque emergesse anche dalla nostra brevissima intervista, e io non finirò mai di ringraziarti per questa opportunità. E anche il fatto che si sta cercando, almeno io sto cercando e vorrei insieme a te, insieme ad altri professionisti, far capire che la giornata delle donne del 25 di novembre non è solo limitata al 25 novembre, cioè l'opera deve essere continua, costante e su tutto il territorio nazionale. Quindi l'aspetto che deve caratterizzare i professionisti del settore, e noi avvocati in questo senso abbiamo una grande responsabilità, e tu come consulente e criminologa altrettanto, perché comunque fai una professione talmente dedicata che anche se non è poi, no, inquadrata all'interno di un albo e di un ordine professionale, però è di ausilio. È fondamentale nelle attività di indagine, nelle attività investigative e rientra a pieno titolo nell'applicazione poi delle scienze forensi. Certo. Quello che deve praticamente emergere è questo. Come dici tu in quello che un'altra intervista che mi sembra di aver letto, correggimi se sbaglio, non bastano le scarpette rosse, le panchine rosse, il rossetto rosso, la collana rossa. Cioè, quello che deve venire fuori è che comunque il rosso c'è sempre perché è espressione di sangue, e la gente, soprattutto ai tempi, soprattutto in questo periodo, da marzo in poi, è rimasta in casa con i propri, tra virgolette, assassini, cioè vittime non solo del Covid, ma vittime delle stesse mura domestiche. Volte, esatto. Due volte. Quindi, Anna Vagni, qual è il tuo messaggio?
Io anche durante appunto la quarantena, e ne approfitto anche in questa circostanza per ringraziare i lunatici di Radio 2, perché io avevo lanciato una campagna facendo un video per incentivare le donne vittime di violenza a chiamare quelli che erano i numeri A al mese denunciare, a certo. denunciare, perché il fenomeno che si è riscontrato in questa, durante il Covid-19 è che sappiamo che c'è il 1522, no? Che è il numero istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, attivo 24 ore su 24, multilingue, che consente alle donne di denunciare, quindi in prima battuta di chiamare per denunciare i maltrattamenti subiti, nella migliore delle ipotesi, perché purtroppo durante la quarantena ci si è resi conto che appena iniziato il lockdown, il procuratore di Milano aveva registrato una diminuzione pari alla metà delle denunce, ma questo era un messaggio fuorviante, perché in realtà non erano, erano diminuite le denunce, ma non le violenze. Questo perché? Perché trovandosi 24 ore su 24 con il maltrattante, le donne non riuscivano a ritagliarsi più quei minuti che servivano per fare una telefonata. Poi sono arrivati i campanelli d'allarme, nel senso di donne che chiamavano sotto la doccia, e allora a quel punto si è ragionato, si è resi conto che non c'erano più quei momenti in cui la donna accompagnava i figli a scuola o andava al lavoro e durante quel tragitto poteva chiamare e chiedere aiuto. E quindi, nelle more del lockdown, le istituzioni hanno provveduto prima convertendo una app che si chiama UPOL, che è già utilizzata per contrastare lo spaccio di stupefacenti e È stata già utilizzata dalla Polizia di Stato per il bullismo, no? Come problematiche. Per lotta. il bullismo, sì, Poi e estesa. per lo spaccio, e poi appunto è stata estesa per contrastare anche questo fenomeno, perché appunto non potendo chiamare, quantomeno si riusciva attraverso questa app ad avere un pronto intervento. Il problema è che poi anche quello non era sufficiente, perché in certe realtà d'Italia le donne non sono nella disponibilità di uno smartphone, e quindi anche quello era un tentativo. Dovevamo andare a oltre, e quindi allora poi c'è stata la convenzione con le farmacie, quindi 1522, mascherina 1522, ti ricordi al farmacista, il farmacista al suono delle parole, mascherina 1522, era lui che si faceva carico della procedura necessaria. Io il messaggio che voglio mandare è, come hai detto tu, che hai letto, perché io lo dico sempre ed è una cosa che non mi stancherò mai di ripetere, è che vanno bene le scarpette rosse, vanno bene le macchine rosse, ma bisogna intervenire in un altro senso. Bisogna intervenire nelle scuole e insegnare, educare al rispetto, perché penso, e a questo lo dicono anche studi scientifici, che comunque le fondamenta per determinare la persona che saremo domani si gettano nei primi 3 anni di vita. Ovviamente si può sempre intervenire, quindi un ruolo importante lo svolgono le maestre anche delle scuole elementari, in cui si deve insegnare anche a rispettare le diversità degli altri, le inclinazioni degli altri. Banalmente, non si può, quello che reputo io, chi ha le madri di figli maschi hanno un maggior senso di responsabilità rispetto alle madri dei figli. Io perdo la pazienza talvolta, ovviamente ci sorrido perché ovviamente nessuno si permette di educare i figli degli altri, quando un bambino gli viene detto quante fidanzate hai? No. E questo cioè, può sembrare una banalità, ma in realtà Non passa un messaggio, un modello sbagliato, non quante fidanzate hai, una fidanzata o un fidanzato, perché noi rispettiamo le inclinazioni di tutti. E quindi questo, a mio avviso, è uno degli errori che un genitore di un figlio maschio non deve fare, perché quella è una delle tante forme di rispetto che deve mostrare nei confronti delle bambine che poi un giorno saranno donne. Sì. Oppure a me, ad esempio, è capitato con i cartoni animati. Cioè, in realtà ci sono delle mamme che fanno vedere in maniera settoriale soltanto determinati cartoni animati, magari caratterizzati, no, da queste lotte, da questi combattimenti, e poi invece dei cartoni che sono anche dei bellissimi cartoni che mi vedo io personalmente con il mio bambino che Sì.
sono di una sensibilità incredibile, non vengono invece proposti, no? E secondo me è anche quello, perché il bambino un po', no? Certo. Capta veramente tutto e lo rende poi, giustamente come hai detto tu, sensibile a tante cose. Quindi assolutamente sono d'accordo con te, la formazione è fondamentale, a cominciare veramente dalla piccolissima età e poi continuando anche nelle scuole, nei licei, negli istituti. Certo. Per contrastare, diciamo così, lo stereotipo, Illy, proprio quello che dicevi tu, è proprio lo stereotipo esatto. Di cui si discute tanto. Esatto. E adesso io ho una curiosità. Università di Pisa, cioè tu, ma di che cosa ti nutrivi, voglio dire, soltanto di libri gialli oppure insomma andavi, che ne so, a prendere una pizza senza portarti coltelli, cose, cioè non lo so, senza analizzarti le scene del crimine, oppure se cadeva una posata effettivamente stavi lì? Diciamo che appunto sono sempre stata affascinata, perché nonostante io viva in una realtà piccola, io ho fatto l'università a Pisa, però abito a Forte dei Marmi, dalle mie parti sono stati tanti omicidi, dall'omicidio Lavorini in Viareggio all'omicidio di Don Pilar De Nicoletti, che è un caso che mi sta tanto a cuore e che tanto prima o poi in qualche modo cercherò di risolvere, nonostante poi, appunto okay. Sì. Ci siano delle vicissitudini insormontabili dal punto di vista processuale, quindi del sistema giudiziario. E, però sì, certo, io sono fondamentalmente sono una ragazza che piace divertirsi. Oh. Sì, non sono un topo alla biblioteca, magari lo fossi. No, scherzo, c'è il tempo per tutto. Ho fatto l'università a Pisa, avevo una buona compagnia di amici. Senti, invece per quanto riguarda, non lo so, un'altra mia curiosità è lo strumento, al di là insomma delle relazioni che scrivi, che sono fantastiche e quant'altro, adesso è inutile stare lì a commentare come scrivi, il linguaggio che usi e quant'altro, perché sarebbe veramente ridicolo. Sì. Però poiché siamo in un periodo anche di festività, perché è inutile negarlo, cioè non mi va di parlare di cose molto, diciamo così, tecniche e strutturali. Voglio capire invece con te un'altra curiosità e poi ti lascio, perché ho paura che poi mi chiudi. No, mai, Emilio, mai. Volevo chiederti, tra gli strumenti di un criminologo nella scena del crimine, cioè, voglio capire, cioè, tu quale ti piace di più? Quale ritieni più... Non lo so, io sono affascinata da queste cose, veramente mi affascina molto questo mondo, ma proprio a livello, diciamo, pratico. Cioè, un criminologo, a parte, che ne so, io per esempio ho i codici, quindi utilizzo i codici. Certo. Un criminologo che cosa utilizza? A parte allora, il blocchetto, penso, di appunti, no? Con la tua meravigliosa pennina. Sì. Però... Diciamo questo, che nella professione del criminologo ci sono diversi ruoli, poi uno sceglie quale prediligere. Per dire, io sono concentrata sullo studio delle tracce comportamentali e sotto il profilo investigativo. Quindi, come te, che sei avvocato, io ho il fascicolo giudiziario e quindi mi accingo a studiare quello e a ricostruire a seconda, chiaramente, dei casi. Per dire, nel caso che sto seguendo del piccolo Evan, per fare un esempio pratico, mi sto concentrando su quelle che sono le tracce comportamentali, dei due indagati, sono per il momento in custodia cautelare, e su quali sono state le dinamiche personologiche che li hanno portati a tenere quei determinati comportamenti, quei determinati tipi di violenza. Se tu ti riferisci al sopralluogo tecnico sulla scena del crimine, io ci sono gli esperti, quindi criminalisti, genetisti, allora loro vanno con le tute, perché la loro No, specializzazione è però a proprio livello quella. comportamentale, che cosa guardi? Cioè, che cosa vai a... Cioè, anche, non lo so, anche la teoria che magari applichi. Esempio, i diari. Ok. Ad esempio, i diari, se c'è una, perché è importante ricostruire nei casi di scomparsa, come potrebbe essere quello di Roberta Ragusa. I 6 mesi, poi tratti dall'autopsia psicologica, i 6 mesi antecedenti alla scomparsa di un soggetto.
Quindi attraverso quelli cerchi di ricostruire le dinamiche per capire se potrebbe esserci trattato di un sospetto suicidio, di una fuga volontaria. Anna, scusami, ma ti Quindi concentri anche sull'aspetto proprio anche comportamentale, inteso proprio come anche grafologia, cioè come modo anche di porsi all'interno dello scritto? Cioè, più vorrei che capire. altro la mia concentrazione, perché poi anche per l'agrofilosia ci sono gli esperti, Certo, chi ha seguito un percorso di studi apposito, certo. senza voler usurpare titoli, però soprattutto a livello contenutistico, no, perché bisogna bene a volte precisare. Sì, però ti concentri a Sì, livello contenutistico su... contenutistico, sì. Mentre la grafologa, io collaboro con Però una collabori. grafologa, sì. Ok. Lei addirittura non, quando mi dice, le ho passato la settimana dei bigliettini che doveva analizzarmi, a un certo punto gli ho fatto una domanda e lei, ho visto che non aveva letto, perché io mi concentro soltanto sulla calligrafia, quindi lei non arriva neppure a leggere il contenuto, ma si Ok. concentra proprio sulla grafia, Il perché segno la grafico. sul segno grafico, sì. Quindi ho un livello complementare, perché se il criminologo comunque cerca di carpire maggiori informazioni che possono denotare, dare tratti, caratteristiche del soggetto scrivente, il grafologo cerca tratti di personalità nella grafia. Perfetto. Un'ultima domanda e poi ti lascio. Quanto sei importante, Anna, per noi avvocati? Lo dovreste dire voi, però sicuramente io penso questo. Che vince la squadra, vince il team, e mentre qualche decennio fa era sufficiente avere la figura dell'avvocato di riferimento, oggi non è più così. E questo è testimoniato dall'ampio spettro delle scienze forensi, che ricomprende non Esatto. soltanto la figura del criminologo, ma anche altre. E io sono molto contenta di questo perché comunque è emerso anche il fatto che la figura del criminologo è una figura che non deve essere stereotipata soltanto a determinate questioni e soltanto a determinate magari all'immaginario, no, collettivo dell'investigatore privato. Si fa tanta confusione oggigiorno e passano veramente tantissimi messaggi. Il criminologo è un esperto che comunque ha studiato tanto. E che dà un ausilio importante nella conduzione delle indagini e anche nella riapertura dei casi giudiziari, e tu sei un'espressione, diciamo, di questo, no? Anche di questo. Io colgo l'occasione per ringraziarti, quindi capiamo veramente che c'è comunque un professionista importante dietro la figura del criminologo e questo deve aiutare anche chi, no, vuole in qualche modo avvicinarsi a questa professione di farlo con tutte le competenze che richiede un percorso formativo che poi arriva a formare l'esperto Certo. e di farlo anche con passione. Sì. Il lavoro fatto con passione è un lavoro che a mio avviso non stanca mai, no? Non si finisce mai di lavorare, perché lo si fa con amore e con passione, lasciandoci il cuore in quello che si fa. E solo così si può dare comunque un messaggio anche di sensibilità e di responsabilità nei confronti anche delle persone che assistiamo e dei casi che leggiamo e che Certo. affrontiamo in maniera quotidiana. E, Anna, io ti ringrazio tantissimo, spero di Grazie a averti te, Ile. ancora con noi nei nostri master, seminari, convegni. So che stai lavorando adesso ad un master in criminologia e quindi non vedo l'ora di leggere il programma, perché no, anche di fare il master, perché comunque mi interessa personalmente. Non finisce mai anche di studiare, no? Tu mi insegni Certo, fondamentalmente così. assolutamente. Un'ultima domanda e poi ti lascio. A chi ti vede così giovane, che cosa vuoi dire? Che dietro l'apparenza c'è duro lavoro, ci sono estati passati in biblioteca senza fare un giorno di vacanza, perché impegnata su più fronti per correre dietro a più titoli, perché io mi sono laureata, ho fatto due master, una scuola di formazione specialistica, ho conseguito il tesserino come giornalista pubblicista, che per me, che amo scrivere, ma comunque un impegno fatto di 2 anni, un impegno di scadenze da rispettare con l'ordine dei giornalisti, e poi appunto ho fatto
ho fatto anche la pratica forense, e quindi dietro la mia giovane età c'è una persona che si è data da fare, e mentre tutti andavano al mare, per studiare in biblioteca. Di questo, voglio dire questo, mentre tutti ti facevano le vacanze, gli ultimi 2 anni non sono stati così per me. E sono contenta. Perfetto. Anna, io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona fine di anno e un inizio stabile. Grazie. Siamo tutti a lasciarci alle spalle questo bruttissimo 2020. Il nostro pensiero, credo anche di fare mio quello di Anna, è nei confronti di tutte le persone, ripeto, come ho già detto in apertura, che comunque non hanno più vicino i propri cari e la propria famiglia, i propri congiunti, i propri amici che comunque sono andati via per colpa di questa terribile appunto pandemia, a cui naturalmente lasciamo un saluto con il cuore e con grandissimo affetto, senza appunto dimenticare che siamo veramente fortunati in questo periodo storico. E magari un giorno lo studieremo sui libri, non lo so, sicuramente, perché è un dolore veramente grande, fortissimo. Oggi anche oggi anche il Vax Day, no? Chiamiamolo così, finalmente. Esatto. È venuto fuori questo vaccino, e quindi siamo tutti speranzosi di sconfiggere questo grande male, senza dimenticare che però, come abbiamo detto sempre in apertura, ci sono tante cose che questa pandemia ha fatto emergere molto di più, quindi le sofferenze, le violenze, i maltrattamenti vanno sconfitti, e noi siamo comunque in prima linea per lavorare tutti insieme in quest'opera di divulgazione e anche di sensibilizzazione. Anna, grazie per aver regalato a me questo momento bellissimo, ti ringrazio molto, io ritengo che tu sia una persona fantastica, una donna fantastica, con mille risorse. Una ne pensi e 100 ne fai, come si suol dire. Quindi grazie infinite, veramente. Grazie a te, grazie, per me è un onore. Buona. Grazie infinite, Anna. Grazie a te. Per tutto. Anche a voi, anche a te, alla famiglia. A te, Anna. Ciao. Ciao.